Allora, eccoci alla prima lezione su quanto riguarda gli intervalli. Come troverete, come vedrete nel PDF allegato, ho messo tutta la spiegazione di cosa sono gli intervalli, come si calcolano, i loro nomi, eccetera, eccetera. Quindi, riassumendo brevemente, l'intervallo in musica è la distanza tra due note, espresse in semitoni, sono fondamentali per tutti i generi musicali, per tutta la musica, poiché appunto tutta la musica si basa sulle distanze delle note, perché una nota presa singolarmente, non, con una nota singola non ci puoi creare una melodia o un'armonia precisa, e quindi tutta la musica si basa su una successione di, appunto, di suoni diversi, di intervalli, di note diverse, che possono essere melodici, quindi suonati di seguito, o armonici, suonati contemporaneamente. Abbiamo visto che possono essere all'interno di un'ottava o superiori, ma quello è tutto nella parte appunto che ho messo nel PDF. Quindi, perché studiare gli intervalli? Capire le sonorità e fare degli esempi per imparare un determinato intervallo è fondamentale per molti aspetti della musica, e studiare bene questo argomento vi tornerà utile qualsiasi cosa farete musicalmente. Io il consiglio che do sempre e che penso sia un ottimo esercizio è quello di associare un brano famoso, una colonna sonora piuttosto che un riff, qualsiasi cosa, appunto famoso, che abbia all'inizio o all'interno del brano un determinato intervallo. Cosa significa questo? Significa che se io ho in mente, ad esempio, ora poi vi farò degli esempi comunque più precisi, se ho in mente una determinata canzone molto famosa che mi rimane, scusate, mi rimane molto in testa e so che parte con una quinta, automaticamente quando sentirò una quinta ben suonata, comunque ben definita, appunto la riconoscerò perché mi è entrato in testa il suono che ha una quinta, appunto. Il primo intervallo che esamineremo l'ho inserito tra gli intervalli, ma non è un intervallo, che è l'unisono, che è semplicemente sono due note identiche. Quindi faccio un esempio banalissimo: su Tanti auguri si inizia proprio con due do, questo è un unisono. Il secondo intervallo è quello di, come avete visto, si chiama seconda minore, che ha un semitono di distanza, quindi sto parlando di seconda minore ascendente. Gli intervalli possono essere ascendenti e discendenti. Ascendente è quando l'intervallo si misura dalla nota più grave. In questo caso vi faccio un esempio. La sigla e la colonna sonora del film Lo Squalo, che si parte da Mi, ho fatto in Mi, non ricordo la tonalità, Mi, Fa, questa è una seconda minore, distante appunto un semitono. Un altro esempio che possiamo fare invece con una melodia cantata è Is She Lovely di Stevie Wonder, che fa più o meno, ripeto, le tonalità non le ricordo, però la melodia.
inizia con una seconda minore ascendente. In questo caso io ho suonato un sol diesis, un la naturale. Oppure White Christmas, più conosciuta in Italia Bianco Natale, che all'inizio fa I'm dreaming of a white. Mi fa mi. Quindi si sente benissimo questo semitono iniziale della melodia. La seconda maggiore invece è due semitoni di distanza dalla nota più grave. Il primo esempio che mi viene in mente è Fra Martino, che inizia appunto con una seconda maggiore. Non so se l'avete sentito, la seconda nota. Ah, Fra Martino. Ma fa sol. Un tono, e quindi seconda maggiore. Oppure Silent Night. Scusate il mio pessimo cantato, comunque dovrebbe Silent Night, eccetera, eccetera. Autumn Leaves, per chi conosce un po' più i brani, diciamo, tra virgolette, jazz, l'inizio. Sol La. Ancora una seconda maggiore. Passiamo alla terza minore. La terza minore, vediamo. Imagine di John Lennon, nel ritornello, dice appunto Imagine, oh, the people. Scusate, la prima successione, il primo intervallo, una terza minore. Imagine all. In questo caso la do. Oppure la famosissima, come si chiamava? Scusate, Seven Nation Army, qualcosa del genere, più famosa come po 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 po, po. È diventato un po' un inno. Sarebbe questo, e inizia appunto con fatta in mi minore, quindi mi sol terza minore. Invece la terza maggiore è distante due toni dalla nota più grave, e il primo esempio che mi viene in mente è When they sing. When the Sing Go Mashing In, qualcosa del genere il titolo. In Do inizia con appunto Do Mi, che è una terza maggiore. No, da. L'inizio di What a Wonderful World di Armstrong. I see dream of green. Sempre in do, do mi fa, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e si arriva alla quarta giusta, definita quarta giusta perché, come vedrete, ogni intervallo si può alterare, quando invece è, diciamo, semplice, si dice giusta. Quindi la quarta non può essere minore o maggiore, ma può essere giusta, diminuita o aumentata. Detta anche quarta diesis, quarta bemolle. Comunque, quarta giusta, un esempio che mi sta particolarmente a cuore, che appunto mi consente di riconoscere al volo questo intervallo, è Amazing Grace, bellissimo brano popolare, che fa così.
Amazing Grace, eccetera, eccetera. Parte con una quarta, che in questo caso è Re Sol. Re Sol, quarta giusta. Ma ce ne sono milioni con la quarta. Vediamo. Ad esempio, Europa di Santana, brano per chitarristi. Proprio la prima frase di chitarra parte con una quarta. Parto dal Sol. Sol Do. Una quarta giusta, oppure con te partirò. Anche qui re sol fa la sol. La quarta aumentata è appunto uno di quegli intervalli alterati. Molte volte si fa l'esempio della sigla dei Simpson, anche se in realtà qui non c'è un vero e proprio intervallo di quarta aumentata, perché la prima nota, se non ricordo male, è un fa, e l'intervallo di quarta diesis è tra la prima e la terza nota della melodia, quindi c'è questa quarta diesis, detto anche tritono. E poi vedremo più avanti nelle prossime lezioni che è una melodia costruita sulla scala Lidia e quindi ha la quarta appunto aumentata. Oppure Maria dal film West Side Story. Maria, Maria. Do, fa diesis, eccetera. La quinta giusta, stesso discorso appunto della quarta. Quinta non può essere minore o maggiore, si dice giusta, diminuita, aumentata. Diesis, eccetera. Mi viene in mente un brano che è stato poi adattato per una sigla, per una canzoncina per bambini molto carina. Che in realtà è un brano, è una melodia francese del 1700 qualcosa, che poi riprese Mozart, ascoltatelo perché è molto bello, nelle 12 variazioni in do della melodia appunto francese, che si chiama Twinkle Twinkle Little Star. Non so se il titolo preciso originale è questo, ma comunque è diventata famosa poi e ai tempi moderni per appunto la canzoncina Twinkle Twinkle. Primo intervallo da Do Sol, quindi una quinta giusta. Oppure Come mai degli 883, non so se ve la ricordate. Come mai, ma chi inizia, fa, fa, do, do, per fare questo, e via dicendo. Appunto anche qui una quinta giusta. La sesta minore o quinta diesis, però in questo caso è più corretto chiamarla sesta minore, un po' vedremo la differenza tra i due intervalli, in realtà sono la stessa nota, però hanno due nomi diversi. La sesta minore, appunto ascendente, io l'associo sempre a un brano molto bello, interpretato da Giorgia, che è E poi, che inizia con un bellissimo intervallo minore, appunto di sesta, proprio nel cantato, quando dice E poi, scusate di nuovo il mio di cantato. Giorgia, perdonami. E poi. Il primo è un Si Sol, quindi Si Sol è una sesta minore. E poi. Oppure
Vecchio frac di Modugno, la ricordate? Giunta mezzanotte, giunta mezzanotte, si spengono. Anche qui, in questo caso ho fatto re si bemolle, quindi ancora una volta in sesta minore. Sentite la sonorità proprio di questo intervallo molto, a mio avviso, malinconico. Perfetto, appunto, nel brano di Modugno. Il consiglio che vi do è sempre quello, appunto, di immagazzinare la sonorità che ha un intervallo. Questo è fondamentale. La sesta maggiore, non so se vi ricordate la sigla de, come si dice, quando facevano i trailer, non so se fanno tuttora i trailer dei film in uscita al cinema, c'era sempre questo brano famosissimo standard jazz che è Take the Train di Duke Ellington, che fa così. Sicuramente questa melodia molti di voi la conosceranno perché è stata trasmessa in televisione un miliardo di volte. E all'inizio è una sesta maggiore, il primo intervallo. In questo caso la fa diesis. Ascoltate l'originale perché è veramente molto carino questo brano, pure classico. My Way di era Sinatra, non mi ricordo più. Inizia con Do, La, Do, La, and now, proprio è ripetuta questa sesta maggiore che è una caratteristica proprio della melodia e quindi si riconosce subito. And now. La settima minore è un intervallo. La settima può essere maggiore, minore, diminuita o anche volendo aumentata, quindi per ora lasciamo perdere. E la settima minore dista due semitoni dall'ottava, quindi Sol, la settima minore è Fa naturale. E ben mi viene in mente la melodia di un brano che amo particolarmente di Mina, che è Grande Grande, sei grande grande grande, eccetera, e inizia con una settima minore, per l'appunto, che dice con te dovrò combattere, qualcos'altro. Inizia con Sol fa naturale. Un'altra famosissima, Perdere l'amore, il ritornello di Massimo Ranieri, quando dice appunto perdere l'amore, quella è la settima, scusate, minore, e fa così, vediamo in Do, forse in Do proprio originale. Mi sembra, non lo so. Settima minore. Perdere l'amore quando si fa. In Do, appunto, Do si bemolle, settima minore. Anche questo è un ottimo esempio. Questa melodia la conoscono tutti. La settima maggiore è un semitono di distanza dall'ottava e una melodia che ho particolarmente a cuore è quella del brano di Norah Jones, Don't Know Why, diciamo jazz, ma chiamiamolo soft, molto soft, bellissimo brano,
dei primi anni 2000, credo, che inizia con una settima maggiore ascendente. I will still, qualcosa del genere. E la prima nota, questo sono quasi sicuro che il brano è in si bemolle, parte proprio con si bemolle la naturale. Don't know why. L'ottava è la stessa nota, appunto un'ottava sopra, quindi vediamo, primo che mi viene in mente somewhere over the rainbow. Vabbè, lasciamo perdere il mio cantato.